Buonasera. Buonasera a tutti. Oddio, scusatemi, c'è un attacco di... Allora, Umberto Soldatelli. Buonasera Umberto. Buonasera. Ciao a tutto il pubblico di Nella Radio. Allora Umberto, tu sei sia giornalista che scrittore. Sì, diciamo che ci dilettiamo un po' nella scrittura così, a ampio raggio, ecco, dai. Ad ampio raggio, però diciamo nella vita, cioè il giornalista lo fai proprio come lavoro della vita di tutti i giorni? No, ogni tanto collaboro con qualche testata, quindi Senti, allora tu hai all'attivo un romanzo. Sì. Un romanzo che si intitola Nella notte fugge il giorno. Sì, ecco, il primo quello pronuncio che riesce a scandibbare il titolo, perché qualche volta si confondono con... Cioè, nella notte fugge il giorno, dicono fugge il giorno, sì. E non riescono a... lo so, ma qui siamo, diciamo, siamo speaker professionisti, noi e diciamo studiamo 20 anni solo per dire una frase del genere. Senti, ascoltami, io adesso ti leggo brevemente il diciamo la, immagino sia la quarta di copertina o comunque una spiegazione che compare dove il libro può essere acquistato, e poi magari da qui ci aiuti a capire ancora meglio. Dice la descrizione del tuo libro fa così: la nostra vita è qualcosa di labile che sfugge a qualsiasi tentativo razionale di analisi, spesso è così, un flusso interminabile di eventi e emozioni che ci trascina. Sembra averlo compreso Norman, che suppongo sia il protagonista del romanzo. Psicologia e inconscio si mescolano nel trascorso del protagonista alla ricerca quasi disperata di una propria identità sociale e umana. Un flusso di pensieri talvolta confusionari, allucinati, spesso nostalgici, in cui il protagonista rivive il rapporto morboso sia con sua madre, una donna che lucidava perfino le sedie con lo spray per i mobili e disinfettava lo zerbino con l'antiparassitario, che con suo padre, anonimo dipendente delle poste, rassegnato a una vita che non desidera, una ricerca di identità che scandaglia i legami edipici e lascia i sogni come autentico brandello di realtà possibile da afferrare. Sembra quasi che il protagonista di questo romanzo, diciamo, stia cercando una propria strada nella vita, partendo da una situazione genitoriale, come dire, un pochino troppo nella norma per lui. Si chiama appunto Norman, tra l'altro. Sì, appunto. Detta così, insomma, sembra un bel po' di roba, no? Sembra proprio quasi un trattato di psicologia, però in realtà il libro parte da presupposti abbastanza elementari, che poi sono quelli del disagio sociale e della ricerca di se stessi, che poi in un certo senso, no, ci riguarda un po' tutti. Quindi il libro non è nient'altro che un chiamiamolo monologo confessione, che appunto nel quale il protagonista racconta un po' a ritroso tutta quanta la propria vita. Quindi parte dall'infanzia, e parte, quindi c'è l'infanzia, l'adolescenza, tutti gli episodi che hanno caratterizzato la sua vita, gli episodi più significativi. Tutto questo è incentrato appunto sulla ricerca di se stesso principalmente, che poi sarà appunto il clou poi del libro, diciamo l'epilogo. Ma lui cosa fa per cercare se stesso? Che decisioni prende, magari almeno lui, quelle che fa all'inizio del romanzo? Lui inizialmente, diciamo questa cosa che è essenziale per la comprensione un po' sia del personaggio che poi dell'itinerario proprio del personaggio nel libro. Lui subisce un trauma praticamente per quanto riguarda la nascita, che poi lo influenza e lo indirizza verso una certa strada. Questo trauma è praticamente sapere dai propri genitori, in particolare dalla madre, che lui è stato concepito tramite inseminazione artificiale. Questo che comporta? Questo comporta che nella sua, diciamo, psicologia lui prenda come valido il presupposto di essere nato da un atto non propriamente d'amore, perché l'inseminazione artificiale in sé è qualcosa comunque di meccanico, che presuppone che non ci sia comunque un contatto fisico a livello proprio pratico, no? Non c'è un coinvolgimento proprio, capito quello che voglio dire? Non è una questione proprio corporea, è più qualcosa di meccanico, o quantomeno lui la percepisce così. E quindi questo fatto di essere nato, tra virgolette, senza amore... Da una programmazione. Da una programmazione, questa cosa scaterà in lui una sorta di ricerca di se stesso, e questa cosa appunto lo porterà poi a prendere delle scelte come frequentare un certo tipo di personaggi, frequentare un certo tipo di ragazze non propriamente a modo, e ad un certo punto della propria vita a partire
è tentato ad abbandonare quelle che sono la propria quotidianità, e quindi l'Italia stessa, e quindi partire per la Spagna alla ricerca appunto di se stesso. E lì incontrerà poi una ragazza che per l'appunto si chiama Yasa, che significa in ebraico significa proprio liberazione, quindi non è una cosa del tutto casuale. E da lì insomma comincerà questo secondo capitolo della sua vita, e questa ricerca continua di se stesso. Poi insomma non vado più in là, perché poi dopo lo spoiler, cioè. No, chiaro, no, ma insomma sicuramente il tema della ricerca di se stesso è importante. Io volevo capire se secondo te, se alla fine questa ricerca di sé è appunto un qualche cosa, perché questo personaggio appunto, se va in Spagna, mi dice che in qualche modo cerca fuori se stesso, ma non trovi che alle volte invece bisogna forse cercare più dentro piuttosto che fuori? Certo, evidentemente le due cose devono essere, diciamo, affini, però molto spesso la cosa potrebbe aiutare, perché io ho studiato un po' di cose in Grecia, c'era, o non mi ricordo chi, che curava le persone proprio, diciamo, estrapolandole da quello che è il proprio contesto quotidiano, ok? Le persone che soffrivano di una certa malattia o di determinati problemi venivano estrapolati dal contesto quotidiano e venivano portati proprio da un'altra parte, da un'altra città o da un altro paese, perché in questo modo praticamente guarivano anche quelle che potevano essere delle problematiche psicologiche che erano legate sia al luogo sia alle persone che si frequentano. Quindi sì, quello che hai detto è vero, prima di tutto non bisogna, diciamo, affrontarlo internamente, però ecco, a volte proprio il cambio totale per quanto riguarda il luogo, l'ambiente, potrebbe aiutare, diciamo, ecco questo. Ok. Vai. No, e volevo semplicemente sapere se questo è il tuo primo romanzo, no? Sì, pensi è il mio primo. Pensi di scriverne ancora? Sì, in realtà questo è uscito con il Seme Bianco, che fa parte della Castelvecchia, è una casa editrice più grande appunto. Il Seme Bianco è una, diciamo, una branca che cura appunto gli esordienti. Penso di scriverlo. Senti, com'è stato, una cosa che magari forse non ti chiedono mai, com'è stato scrivere un libro? Cioè, che esperienza è? Sì, ma io lo paragono un po' a un parto, no? Ma adesso non so, gli uomini non possono, diciamo, provare. Non ho mai avuto quella sensazione. Appunto, non possono provare, quindi io lo immagino, io da parte maschile lo immagino come scrivere un libro, una cosa del genere, quindi... Significa un po' svuotarsi, no? Uno fa un po' un'operazione di raccolta. Io sento un po' di aver fatto un po' un'operazione di raccolta per quanto riguarda i 30 anni della mia vita. E quindi c'è anche parecchio di autobiografico c'è molto di autobiografico. Diciamo che il personaggio è praticamente inventato, ma il personaggio comunque comprende molte molte parti di me, molte situazioni anche che mi sono capitate, quindi poi alla fine è anche biografico. Quindi sì, per risponderti alla domanda, sto già lavorando al secondo, perché questo è uscito quasi un paio di anni fa. E il secondo, quando è in programma l'uscita del secondo? Ma l'uscita del secondo ancora non lo so con la precisione, perché stai partorendo, stai in travaglio. Stai ancora quarto mese, è lunga. Stavo in sala travaglio. No, sì, sto ancora, penso al quinto o sesto mese, quindi ancora ce n'è un po', dai. Okay. Sì, e poi con sto Covid è diventato un po', capito, rognoso pure andare agli ospedali, partorire, quindi... è meglio aspettare, facciamo passare sta malattia. Mi farà attendere un pochino. Insomma. Allora, ricordiamo dove è possibile acquistarlo. Il tuo libro. Allora, il libro, tutte quante quelle... Le piattaforme, diciamo, no? Sì, online si può acquistare benissimo su Amazon, si può su DS, libreria universitaria, quindi Feltrinelli pure mi sembra, quindi a costo di 13 euro mi sembra, una cosa del genere. Quindi alla fine diciamo è possibile reperirlo facilmente su Amazon. Ok. Di solito consiglio Amazon perché sono veloci e non c'è... Sì, con Amazon Prime domani mattina ce l'hai a casa. E per seguirti invece per la prossima pubblicazione bisogna seguirti su Facebook, immagino, Umberto Soldatelli, su Facebook, Instagram, sui vari social. Certo, anche, tutti, no? I social che appunto sono, adesso insomma sappiamo che fanno un po' da padrone, no? Quindi abbiamo tutti i canali social che ci sono.
Bene, bene. Senti, ultima domanda al volo. Sì, ma io ce n'ho anche un'altra, se posso. L'immagine di copertina ti rappresenta? Cioè, il cane è il tuo? No, il cane non è il mio. No, l'immagine di copertina è carinissima e è stata, fantastica. Diciamo, sì, è molto bella. E, no, ti mette addosso una sorta di serenità, no, certo, quando la guardi. E a me è piaciuta molto perché contrasta un po' con quello che sono un po' gli argomenti anche un po' crudi, anche un po' comunque duri del romanzo, mentre questa è un'immagine molto, diciamo, più pacifica, infantile, e che comunque fa parte anche del significato del libro, perché comunque il protagonista cerca un po' di ritrovando se stesso, vorrebbe comunque in un certo senso ritrovare quella un po' fanciulletta perduta, quell'innocenza. Quindi la copertina molto... mi ricorda un po', mi fa venire in mente Forrest Gump. È vero, sì. anche se non c'è niente, americano, il viale dove abitava Forrest Gump, forse le bretelle, non lo so, c'è Alabama. C'è quella cosa, c'è pure quell'ingenuità che comunque c'aveva Forrest, no? E che comunque è molto fanciullesca, molto bambina come caratteristica, quindi sì, rispecchia pure un po' quel tipo di cosa, sì. Io volevo chiedere come mai il titolo è Nella notte fugge il giorno. Il titolo, sì. Beh, sì, ogni tanto me la fanno questa domanda, devo dire la verità. il titolo non ha un vero e proprio significato, al di là del quello di, diciamo, cercare di cogliere l'attimo. Ok, il significato era un po' quello, cercare di cogliere l'attimo, uno potrebbe dire l'attimo fuggente, no? Però per non andare troppo nel banale, perché Nella notte fugge il giorno è praticamente, si capisce che è quel, descrive un po' quell'attimo che è impercettibile, della notte che sfuma, no? Nel giorno. Il titolo è bello, tra l'altro, è molto accattivante, sì, Nella notte fugge il giorno. È poetico, io... Sì. Che poi molto spesso in grandi romanzi, ti parlo per esempio, che ti posso dire, Il nome della rosa di Umberto Eco, no? Il titolo non ha nessun tipo di coinvolgimento della trama, cioè è assolutamente fuori contesto, certo. Oppure ad esempio anche qualcosa di classico, tipo i tre moschettieri e la storia del quarto. Sì. È così, no? Sì, quindi, in effetti. Diciamo che spesso il titolo è slegato alla trama. Umberto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie. Ringrazio a voi e saluto. Grazie della bella chiacchierata. Ti ringraziamo e vi consigliamo a tutti quanti di comprare Nella notte fugge il giorno. Grazie a voi. Grazie Umberto Soldatelli. Ciao Umberto. A presto. Ciao. Ciao, a presto. Ciao. Oh, abbiamo ascoltato Umberto Soldatelli, Nella notte fugge il giorno. Ecco qua, allora, adesso ci rimangono qualche minuto per arrabbiarci e incavolarci pesantemente con tutto quello che sta succedendo. In particolare? In particolare io mi voglio arrabbiare per questa sorta di banchi con le rotelle che metteranno nelle scuole, con sti cazzarola di rotelle, con i girelli, manderanno i bambini a scuola con i girelli, e poi c'è sta pure qualcuno che li difende. Ma poi dice, perché non danno i soldi agli italiani? Ma perché non glieli devono dare i soldi agli italiani?